In questi momenti di contenimento, ovvero di forzata reclusione dentro casa, sulla rete è tutto quanto un fiorire di varie attività per aiutarci a far trascorrere il tempo e per non cadere in depressione, perché una delle cose brutte dell'essere costantemente rintanati dentro casa è che molte persone vanno in depressione. Allora, ho fatto un po' una panoramica di tutto quello che sono le attività che possono trovarsi sui vari siti e i più gettonati online sono i corsi di cucina. Siamo italiani, ci piace mangiare e parimenti al secondo posto ci sono i corsi di fitness, perché giustamente se mangiamo e ingrassiamo dopo dobbiamo anche smaltire le calorie. Poi ci sono corsi di lingua, ci sono corsi di fotografia, ci sono corsi di taglio e cucito, bellissimo, che ti insegnano a tagliare e a cucire i vestiti, visto che non possiamo uscire a comprarli. E soprattutto ce n'è uno utilissimo in questi periodi, che è quello di parrucchiere. Ti insegnano a tagliare i capelli a casa. Per chi ha voglia di rischiare, soprattutto a una testa che si offre volontario, è un corso da seguire. Tra quelli che mi hanno più colpito, però, sono stati i corsi di danza a distanza. Ora, già di per sé pensare di insegnare danza a distanza sembra un controsenso, perché chiaramente non abbiamo un partner. Però chiaramente ci provano. Allora, e soprattutto sono i nomi che sono stupendi, quelli che si sono inventati queste persone che li mettono online. Allora, abbiamo Zumba sul virus, Salsa a distanza, oppure c'è Dancer a distanza, Lip Hop nella tua stanza. Bellissimi, abbiamo fantasia. Allora, se cercate online tutti questi tutorial ne troverete a centinaia, ce ne sono così tanti, dove vengono spiegati per filo e per segno tutti i passi che si deve fare, talvolta allo specchio, talvolta davanti a uno specchio perché è normale per vedersi la posizione delle gambe, dei piedi, delle mani, e talvolta con un altro partner. Alcuni consigliano il fatto di stare a distanza e di usare un partner con due bastoni, con due manici di scopa, così da avere la stessa gestualità ma a distanza. Ma non so quanto funzionerà. Allora, visto che siamo sui tutorial, oggi voglio aggiungere il mio personale tutorial e insegnarvi dei passi di danza che possono aiutarvi, non distrarvi, ma incoraggiarvi su qualcosa che vi elevi. Anche io vi illustrerò dei passi di danza e anche io vi chiederò di mettervi davanti a uno specchio, ma soprattutto, e in violazione alle disposizioni del Presidente del Consiglio, di avere un partner da tenere il più vicino possibile. Siete pronti? Cominciamo. Ah, a proposito, non sarò io ad insegnarvi i passi, ma ci sarà un insegnante speciale oggi, il quale ci spiegherà 8 passi da fare, proprio come se stessimo ballando, che ne so, un tango argentino. Rendete grazie in ogni cosa. Questa è la volontà di Dio a vostro riguardo, in Gesù Cristo. Non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie. Esaminate ogni cosa. Ritenete ciò che è buono. Tenetevi lontano da ogni sorta di male. Ve lo faccio risentire. Se parte il video, se parte l'audio. Siate sempre lieti. Pregate senza interruzione. Rendete grazie in ogni cosa. Questa è la volontà di Dio a vostro riguardo, in Gesù Cristo. Non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie. Esaminate ogni cosa. Ritenete ciò che è buono. Tenetevi lontano da ogni sorta di male. Chi è questa persona che sta parlando? Questa persona che sta parlando è un certo Paolo di Tarso, che oggi ci illustra 8 passi per poter ballare la nostra vita, per
per poter danzare la nostra vita assieme a Gesù, così come se stessimo ballando un tango argentino. Danzare la vita insieme a Gesù è un po' come ballare un tango. Com'è un tango? Non so, io non sono particolarmente appassionato di ballo, anzi, a me piacerebbe tanto ballare. Mia moglie ci ha provato in tutte le maniere, ma sono completamente scoordinato e vado fuori tempo. Ma uno dei balli che veramente mi emoziona di più è il tango argentino, dove ci sono dei passi che si fanno indietro, dei passi che si fanno in avanti, dei passi che si fanno di lato, ma e ci sono 8 passi nel tango, ma si balla, ma chi balla deve farli tutti e 8 in sequenza per poter ballare assieme il tango al proprio partner. Se potete cercare nelle vostre Bibbie la prima lettera ai Tessalonicesi, il capitolo 5, dal versetto 16 al versetto 22, rileggeremo assieme il brano che abbiamo sentito da una voce di una persona molto più che aveva una voce molto più bella della mia, era Riccardo Cucciolo, un famoso doppiatore italiano. Si trova a pagina 765 per chi ha la Bibbia questa qua, si trova a pagina 765, per chi ha la Bibbia viola, quella vecchio modello, si trova a pagina 1179. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, i versetti da 16 a 22. Paolo dice così: siate sempre gioiosi, tenetevi a mente gli 8 passi, se ci avete un pezzettino di carta da una parte segnateveli pure. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Cristo Gesù in voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Sono 8 passi che ci sta dicendo. Adesso li vediamo uno per uno per poter ballare con Gesù. Allora, primo passo: siate sempre gioiosi. Ora, parlare scusate, di gioia in questi periodi sembra quasi un controsenso. Siamo tutti preoccupati, chi più chi meno, per la salute dei nostri cari, per i nostri lavori, per i soldi che forse dovremo spendere e che forse non basteranno. E questo momento mette in prospettiva le cose per cui debbo realmente gioire. Molti di noi, sino ad ora, hanno gioito per cose fragili, per cose che oggi ci sono e domani non potrebbero non esserci più. Gesù stesso ha detto invece per che cosa dovremmo gioire. In Luca capitolo 10 al versetto 20 Gesù dice queste testuali parole: comunque ciò che vi dovrebbe rallegrare non è che i demoni vi sono sottomessi, ma che i vostri nomi sono segnati come cittadini del cielo. Gesù sta dicendo una cosa: anche se avete un potere così grande da scacciare i demoni, scacciare i demoni, era lui che scacciava i demoni, una cosa così enorme, non è per quello che dovete gioire, non è per quello, ma dovete gioire perché i vostri nomi sono segnati come cittadini del cielo. Il nostro stato attuale, di tutti quanti noi che siamo a casa, è normale. Molti come me, non tutti come me, stanno ancora lavorando, sono in attività che sono state autorizzate, anzi che sono state quasi obbligate a tenere aperti per mantenere i servizi, per cui si va da normale a semplicemente annoiato. Molti stanno a casa, ma prima o poi sanno che torneranno al lavoro, a mediamente preoccupato. Molti temono che quando sarà finito il lockdown, il confinamento, non troveranno più un lavoro ad attenderli, molto preoccupato, alcuni già sanno di aver perso il lavoro, ha completamente disperato, alcuni sono ammalati, altri hanno cari ammalati, altri hanno avuto addirittura purtroppo dei lutti a casa per via del coronavirus. Ora, se mi guardo intorno in questa situazione, sicuramente non posso gioire. Fino a ieri c'era gioia e oggi, in questo momento, non c'è più gioia.
Gesù sta dicendo una cosa ben precisa. Quello che hai provato di gioia era un extra. Normalmente, spesso capita, è la volontà del tuo Padre Celeste di darti questi extra. Ma la tua gioia vera non dipende dagli extra che via via ti capitano, ma la tua gioia vera deve nascere dal sapere qual è la tua destinazione. La tua destinazione è i cieli. È un po' come quando noi partiamo per le vacanze. Bei ricordi, vero? Vacanze. Penso che per un po' dovremmo fare a meno di questi delle vacanze e vivere dei ricordi delle vacanze. La gioia quando ti nasce, quando vai in vacanza. Quando prepari le valigie, io non trovo gioia nel preparare una valigia. O fare la coda a un aeroporto per prendere l'aereo, io non trovo gioia lì. Ma la gioia nasce nel sapere che tra qualche ora tu sarai sdraiato o sdraiata a rilassarti al sole. Allora, Paolo ti ha insegnato il primo passo della danza con Gesù. Sei pronto? Sei pronta per andare davanti allo specchio? Ok, vai davanti allo specchio e vedere come ti sta avvenendo questo primo passo. Specchiati e guardati. Dove trovi la gioia? Nelle cose che fai o in chi sei dinanzi a Cristo e dinanzi a Dio? Paolo ti ha insegnato il passo? Io ti suggerisco un allenamento quotidiano. La mattina, quando ti alzi, prima di fare qualsiasi cosa, di ad alta voce, magari non dentro la stanza dove sta magari dormendo tua moglie ma, o tuo marito, ma da un'altra parte, o dove dorme tuo fratello o tua sorella, di ad alta voce in un'altra stanza, magari in bagno, il mio nome è segnato come cittadino, il mio nome è segnato come cittadina del cielo. Questo è il luogo dove appartengo. Secondo passo. Non cessate mai di pregare. Stare a casa può sembrare rilassante per i primi giorni, ma ci vuole una grande energia, psichica e fisica. Ci sono tutte quelle cose che avevamo lasciato da decenni da fare, per cui stiamo facendo tutte queste cose: ridipingere le inferriate, scartravetrare gli infissi, oppure dobbiamo inventare giochi per intrattenere se abbiamo dei figli, dei nipoti, e anche per essere vicini con i nostri cari, senza litigare dopo tanto tempo, dopo tanti giorni vissuti assieme. Beh, quello ci vuole una grande energia. Allora, da dove prendi l'energia? Da dove prendete l'energia? Visto che non puoi andare al bar per prendere il caffè o per fare uno sciottino, ti suggerisco il bar che utilizzava Gesù tutti i giorni più volte al giorno. Ne parlano tutti quanti i Vangeli. Ho preso tre episodi di bar che frequentava Gesù. In Marco 1 al versetto 35 viene detto: il mattino seguente Gesù si alzò molto prima dell'alba e si recò in un posto deserto per pregare. Un altro bar lo dice Matteo 14:23. Dopo aver concluso la riunione e mandato a casa la folla, salì da solo sulle colline a pregare e si fece notte. Terzo tipo di bar, in Luca 6 al versetto 12. Qualche giorno dopo Gesù salì sulla montagna a pregare e pregò Dio per tutta la notte. Gesù è andato in un posto deserto, Gesù è andato su una collina, Gesù è andato su una montagna per pregare, non perché gli piacevano i panorami. È un bar sempre aperto, 20H24. Prezzi modici, anzi, basta obbedire al capo ed è tutto gratis. Non so se vi ricordate uno dei motti della nostra chiesa, vero? Tanta preghiera, tanta potenza, poca preghiera, poca potenza, niente preghiera, niente potenza. Ok, secondo passo fatto, insegnato da Paolo. Adesso vai davanti allo specchio e osserva. Da dove prendi la potenza per la tua vita? Dal caffè al bar, che adesso non c'è, o al bar di Dio attraverso la preghiera? Paolo insegna, io suggerisco la ripetuta. La mattina, quando ti alzi,
prendi 10 minuti per glorificare Dio, per ringraziare Dio, per chiedere saggezza e per chiedere aiuto nelle difficoltà. Attenzione, non devi togliere 10 minuti a quello che già fai, che so. Passi mezz'ora a pregare o mezz'ora a preparare la colazione. Non è che devi togliere 10 minuti da quello che stai facendo, devi aggiungere 10 minuti per glorificare, ringraziare, chiedere saggezza e chiedere aiuto. Semplicemente alzati prima. Terzo passo. In ogni cosa rendete grazie a Dio. Tu potresti dirmi come, Marco? In ogni cosa io devo rendere grazie a Dio, in questa situazione devo rendere grazie a Dio, dovrei ringraziare Dio per tutto il disastro che sta succedendo nel pianeta in questo momento. Dovrei ringraziare perché ho perso il lavoro, potenzialmente lo ho perso. Dovrei ringraziare perché il coronavirus ha preso mio figlio, per il mio matrimonio che è andato a rotoli. Dovrei ringraziare per questo? Beh, ti dico che se tu ringrazi per questo, sei da ricovero a un centro psichiatrico. Non puoi ringraziare per questo, no. Ma infatti, leggi un attimo il versetto. Paolo, infatti, non ti chiede di ringraziare per ogni cosa, ma ti chiede di ringraziare in ogni cosa. Non per ogni cosa, ma in ogni cosa. Non so se ti ricordi quando eri bambino o eri bambina e avevi paura di notte, che so io, magari per un temporale, cosa facevi? Probabilmente chiamavi papà o mamma. Di sicuro papà o mamma accendevano la luce e il buio andava via, ma non il temporale. Non avevano la facoltà di mandare via il temporale. Bisognava che il temporale trascorresse da solo. Per quello c'era soltanto da aspettare che passasse, ma papà o mamma lo stavano affrontando assieme a te, al tuo fianco. Altre volte il temporale magari aveva mandato via la luce, aveva fatto saltare gli interruttori, o la luce nella tua zona, per cui la luce non sarebbe ritornata e dovevi attendere non soltanto che passasse il temporale, ma anche che tornasse la luce. Papà e mamma non potevano mandare via né il temporale e non potevano ridarti la luce, ma erano lì al tuo fianco. Dio fa lo stesso. Gesù fa lo stesso. Il Salmo 34, versetto 18 dice: Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Ok, questo è il terzo passo. Di nuovo davanti allo specchio. Per vedere se stiamo mettendo i piedi al posto giusto. Per cosa stai ringraziando il Signore? Per cosa stai ringraziando Gesù? Per cosa stai ringraziando Dio? Perché non hai provato mai nessun male, nessuno spavento nella tua vita? Non ci credo. O perché Lui ti è stato vicino in quei mali e in quegli spaventi? Paolo maestro, io allenatore. Confessa il tuo dolore al Signore, non lo tenere dentro, confessalo al Signore. Lo puoi anche urlare. Molti salmi di Davide sono urlati, urlati. Io mi immagino che quando scriveva quelle cose, Davide stava urlando al Signore. Però un attimo, Dio, nonostante le urla, quando Davide diceva al Signore: perché mi hai abbandonato? Non è giusto quello che mi succede. Alla fine Dio ha detto che Davide ha un cuore secondo il mio cuore. Il Signore ha le spalle abbastanza grandi per poter sopportare le tue urla, perché è vicino. Però c'è una cosa che devi fare, ringrazialo, perché tu non stai affrontando quel dolore, quello spavento da solo, tu lo stai affrontando da sola, perché dice Paolo, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù. Quarto passo, non spegnete lo spirito. Ora, quando spegni qualcosa, cosa fai?
Gli ho soffiato, cosa ho fatto? Semplicemente ho tolto l'ossigeno che alimentava questa fiamma. Soffiando ho spostato l'aria, e per cui l'ossigeno per cui lui può bruciare, e l'ho portato lontano dal fiammifero e l'ho spento. Quando spegni qualcosa, lo fai togliendo l'ossigeno, l'aria. Quanto riesci a sopravvivere se qualcuno ti tappa naso e bocca? Ho trovato che c'è il campione, penso sloveno, Bratko Petrovic, che riesce a stare 10 minuti e 39 secondi in apnea, senza aver assunto ossigeno prima, perché chi assume ossigeno puro prima riesce a starci anche 20 minuti, ma se lui prende una grande boccata d'aria e poi si mette sott'acqua, riesce a starci 10 minuti e 39 secondi. Quanto pensi sia il record dello Spirito Santo che vive in te? Di più o di meno di 10 minuti e 39 secondi? Lo Spirito Santo, non è una cosa, non è un fluido, non è una forza. Che la forza sia con te, Obi-Wan Kenobi. Lo Spirito è una persona che ti vuole bene, che soffre e va in apnea quando ti comporti male, quando non fai quello che ti sta dicendo, quando disobbedisci alle regole di Dio, quando lo metti da una parte e non lo vuoi ascoltare. Lo Spirito è Gesù che è in te. E Paolo afferma in Efesini 4 al versetto 30: non rattristate lo Spirito Santo di Dio che vi ha segnato con il suo sigillo per il giorno della liberazione. Passo insegnato da Paolo, tutti di fronte allo specchio. Quanto ossigeno concedi al tuo Spirito Santo durante la giornata? Eviti di farti trascinare dal mondo. Scegli di non fare ciò che lo Spirito ti dice di non fare? Fai quello che lo Spirito ti dice di fare? Ascoltare lo Spirito dà ossigeno allo Spirito. Ossigena il tuo Spirito e ossigena anche te. Non ascoltare lo Spirito toglie ossigeno dallo Spirito, così come quando io ho soffiato sul fiammifero, ho tolto ossigeno dal fiammifero e il fiammifero si è spento. Non ascoltare lo Spirito toglie ossigeno allo Spirito e il sigillo con cui Dio ti ha segnato per il giorno della liberazione, come dice Paolo, si spegne. Può sempre riaccendersi, ma in quel momento quel sigillo è spento. Allenamento per il passo insegnato da Paolo. Lascia respirare lo Spirito. Fagli prendere una boccata d'aria. Togligli il cuscino da sopra la bocca e ascoltalo. Aggiungi a quei 10 minuti che ti ho detto prima di preghiera la mattina anche 5 minuti di silenzio, zitto, perché lo Spirito possa parlarti. Io all'inizio ero titubante a fare questo, perché pensavo che mi sarei annoiato e non mi sarebbe venuto in mente niente. Lo Spirito Santo è un chiacchierone. Se non dico basta, c'ho soltanto 5 minuti, lui continua a parlare. Provaci e vedrai che sarà così. Quinto passo. Non disprezzare le profezie. Allora, non ti pensare che le profezie siano solo quelle di un tizio che ti dice cosa accadrà domani o domani l'altro. Quelli sono profeti e sono, tra l'altro, sono abbastanza rari i profeti anche nella stessa Bibbia. Ma ci sono un altro tipo di profeti che nel Nuovo Testamento vengono chiamati profetes. La parola greca profetes viene proprio da una parola che è composta di due altre parole. Viene dalla parola pemi, che significa dire come qualcuno la pensa, per cui la prima parte pemi è dire come qualcuno la pensa, con il suffisso pro, che significa prima. Per cui profeta è uno che ti dice prima come qualcun altro la pensa. Profeta è uno che ti dice prima che tu faccia qualcosa come la pensa qualcun altro della cosa che stai facendo. Ora, secondo te, chi è quel qualcun altro?
Chi è quel qualcun altro che il profeta ti sta dicendo come la pensa? Quando qualcuno insegna la Bibbia, quando qualcuno insegna quello che sta scritto qua dentro, anzi te lo voglio far vedere pure con la scritta, quando qualcuno insegna qualche cosa che sta scritto qua dentro, sta dicendoti prima che tu agisca come la pensa Gesù di quello che stai facendo. Profeta è anche chi ti spiega come la pensa Dio su quello che stai facendo, che ti colpisce perché sai che dovresti farlo, che non dovresti farlo. Paolo dice in 2 Timoteo al versetto capitolo 3 versetti 16 e 17: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni buona opera. Tempo di andare davanti allo specchio e vedere se abbiamo imparato il nuovo passo. Accetti le parole dei tuoi insegnanti come suggerimenti del predicatore di turno o come una profezia ispirata da Dio? Qualche ripetuta dal tuo allenatore personale. Metti in pratica subito quello che il Signore, con cui il Signore ti colpisce la domenica mattina, oppure durante le tue meditazioni quotidiane, oppure durante un piccolo gruppo in casa tua, o su Zoom, o su Facebook, o su qualche altro mezzo che stai utilizzando per avere degli incontri di comunione fraterna con fratelli e sorelle. Mettili in pratica subito, non aspettare domani, perché domani non arriva, non arriverà mai. A questo punto attenzione, perché ci sono rimasti tre passi, di cui due, il sesto e il settimo, esattamente come nel tango argentino, vanno fatti assieme. Sono due movimenti, ma che sono messi assieme. Il sesto passo è: ma esaminate ogni cosa, e il settimo è: e ritenete il bene. Ma ci credi davvero che quella crema ti farà avere la pelle come Charlize Theron? Oppure che quel caffè ti farà rimorchiare e conquistare come George Clooney? Ma ci credi davvero? Viviamo in un mondo che brama credere in qualche cosa, e purtroppo la realtà è che noi spesso crediamo in qualsiasi cosa, non in una cosa. Movimenti politici, filosofici, spirituali, sportivi. Come devo comportarmi come credente? Luca nel libro di Atti al capitolo 17, il versetto 10, racconta una storia riguardo a delle persone che hanno ascoltato la parola a differenza di altri. E Atti 17, dal versetto 10 al versetto 11, dice così: ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi appena giunti si recarono nella sinagoga dei giudei. Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose fossero state così. A proposito, mi sono sempre dimenticato di dirvi che nelle nostre Bibbie, in questa Bibbia qua, manca un libro che evidentemente, era, siccome era troppo corto, hanno deciso di non metterlo. Ve lo leggo adesso. È la lettera ai Bereani. Da Paolo, apostolo di Cristo, ai miei figli spirituali in Berea. Bravi, continuate così, statene buone. Era napoletano Paolo. Ovviamente non c'è. Ai Bereani Paolo non scriveva. Perché? Perché esaminavano ogni cosa, avendo esaminato ogni cosa, vedevano ogni cosa che vedevano e vivevano nel mondo, ritenevano soltanto le cose buone. Ma Paolo ha scritto ai Tessalonicesi. Ha scritto due lettere, prima Tessalonicesi e seconda Tessalonicesi. Il brano che stiamo analizzando oggi è proprio un brano di una lettera ai Tessalonicesi. Perché? Perché pur essendo discepoli di Cristo, anche amando Cristo, avevano bisogno che gli venisse ricordato come agire, cosa ritenere e cosa no. I Bereani no. Perché? Perché avevano visto e obbedito. Pronti alla revisione allo specchio?
In cosa credi? In quello che ti viene raccontato? O in quello che hai udito? Oppure credi in quello che hai udito dopo averlo filtrato attraverso la parola di Dio? Suggerimento anche stavolta, non dal tuo insegnante, quello è Paolo, ma dal tuo personal trainer. Per sapere se una profezia o l'insegnamento o le cose che ti vengono dette nel piccolo gruppo sono da Dio o non sono da Dio, c'è un unico modo semplicissimo: deve superare la prova Bibbia. Noi dobbiamo superare la prova costume. Quest'anno, ringraziando Dio, non ci sarà prova costume, perché tanto staremo tutti quanti a casa, ma quello che ti accade nel mondo deve superare la prova Bibbia. Che cosa significa? Che quando ti succede, quando senti qualcosa, quando vedi qualcosa, quando ti viene richiesto di fare qualcosa, ti devi fare delle domande. È in accordo con quello che dice la Bibbia? Mi rende più simile a Cristo? La mia famiglia di chiesa, la chiesa che sto frequentando, lo approva? È in accordo con le abilità che Dio mi ha dato? È qualcosa che riguarda me? Serve a convincermi di peccato o a condannarmi di peccato? Mi fa provare la pace di Dio? Queste sono le cose che ti devi chiedere per vedere se quello che ti è stato detto è una profezia o meno. Ultimo passo del corso di ballo di Paolo da Tarso. Ottavo passo. Astenetevi da ogni specie di male. Allora, c'è un modo popolare, non so se anche dalle vostre parti si dice, che afferma: Dio ci fa vivere una sola volta, perché la seconda saremmo diventati troppo furbi e non avremmo mai sbagliato. Ora, questa è un proverbio popolare e non è assolutamente vero. Non c'è niente di più falso, anche se noi vivessimo 100 volte continueremmo a fare gli stessi sbagli. La storia lo testimonia. Ora, come genitori, noi proviamo a mettere in guardia i nostri figli dai pericoli, ma il più delle volte senza frutto. Bisogna che prima sbattano la faccia contro il muro prima di rendersi conto che se gli dici che se corri con lo skateboard dentro casa, prima o poi ti farai male. Dio si comporta ugualmente, sa cosa è bene e cosa è male e ce lo dice chiaramente. Ora, sapete, il mondo ha inventato questa favola che dice che se non faccio, ne sa, se quello che faccio non fa male a nessuno, allora è lecito. Io non faccio male a nessuno, per cui è lecito, lo posso fare. Non pagare le tasse, mica sto uccidendo nessuno, non faccio del male a nessuno. Farsi raccomandare per un posto, lo fanno tutti, mica faccio male. Fare buone opere per poi vantarsi, così vedono quanto sono bravo. Guardare materiale pornografico, ma non sto mica tradendo mia moglie, ma non sto mica tradendo mio marito. E invece sì, tutto è lecito, basta che ci piaccia. Dio non la pensa così, eh? Efesini 5, il versetto 11, versetti 15 e 16. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Perciò fate attenzione come vi comportate, non siate stolti ma saggi, approfittando di ogni occasione, perché stiamo vivendo in un periodo di malvagità. Ultimo passo, andiamo per l'ultima volta davanti allo specchio per vedere se abbiamo imparato. Stai partecipando alle opere di Dio fruttuose oppure a quelle del mondo infruttuose? Le subisci o le denunci? Ultimo allenamento da parte mia. La prossima volta che vuoi partecipare a qualche opera infruttuosa, ricordati che Dio vuole poter affermare che suo figlio, che sua figlia, non è stolto, non è stolta, ma è saggia. La vita, abbiamo detto, che è
come un tango. Alcuni passi sono indietro, alcuni passi sono avanti, alcuni passi sono di lato, ma chi balla deve farli tutti e 8 passi in sequenza per poter ballare realmente. Ma c'è una definizione del tango, fatta da un famoso tanghero argentino, che mi ha colpito in maniera particolare. Si chiama Miguel Angel Zotto, che dice così: il tango non è maschio, perché il tango sembra che sia l'uomo che fa tutto quanto e sbatte la donna di qua a destra e a sinistra. Lui afferma questo: il tango non è maschio, è coppia. 50% uomo e 50% donna. Anche se il passo più importante, l'ocio, che è come il cuore del tango, lo fa la donna. Ora, che cos'è l'ocio? Ocio significa 8. Non so se hai presente il tango argentino. C'è un momento del ballo, a un certo punto del ballo, la coppia si ferma perché è la donna che si ferma. Guarda verso il pavimento e con la sua gamba sinistra, che esce fuori dall'asse della coppia, disegna con il piede un 8 immaginario sul pavimento della milonga. La milonga è il posto dove si balla il tango. A vederlo da fuori, il tango sembra che lui faccia tutto, che l'uomo faccia tutto, ma l'azione più importante, quella che dà significato al tango, è quel gesto, quell'otto disegnato col piede da parte di colei che sembra essere soltanto trasportata dall'uomo. A vederlo fuori il tango sembra che faccia tutto lui, ma l'azione più importante è compiuta da colei che appare soltanto come un accessorio. Fino a che la donna non ha disegnato l'otto con le sue gambe, l'uomo non può fare nulla e la danza non può proseguire. Finché lei non ha fatto quel gesto fisico, la danza è interrotta. E se la donna lo fa bene, quello è un trampolino per il passo successivo, che dà potenza alla coppia, slancio e bellezza. Dio ci ha mandato il miglior ballerino possibile. Il miglior ballerino possibile. Ed è un ballerino che se ne infischia delle distanze. Non ci sta a un metro di distanza, perché lui è sceso tanto giù, tanto vicino a noi, a me e a te, da morire in croce. E non è un ballerino che fa il 50%, lui ha fatto il 99% pur di aiutarti a ballare bene, ma il resto, l'ocio, l'otto, il passo che fa continuare la tua danza assieme a lui, quello lo devi fare tu. Senza il tuo ocio, senza il tuo otto, senza la tua azione deliberata nel completare la danza con Cristo, la sua morte in croce è inutile per te. Senza il tuo impegno a fare gli 8 passi che ti chiede e fermarti e agire, la tua danza con Cristo non può proseguire. Se ti impegni a farli e ti fermi e agisci, diventerai tu il protagonista del ballo. Tu diventi il protagonista del ballo e quello sarà un trampolino per la tua vita che avrà potenza, slancio e bellezza. Sei pronto? Sei pronta a fare l'ocio? A fare l'otto? Sei pronto? Sei pronta a lasciarti condurre da Cristo, a farti stringere da Lui nel tango della tua vita? Fermiamoci a pregare. Grazie Signore per essere sceso giù, per abbracciarci, per farci danzare assieme a Te. Se Tu che sei stato collegato oggi e hai ascoltato questo messaggio, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose a me, assieme a me nel tuo cuore.
Sì, Signore Gesù, io voglio essere gioioso e voglio prendere la tua gioia. Voglio guardarmi intorno e vedere le cose belle che hai fatto per me. E non voglio fermarmi a... non voglio cessare mai di pregare. Voglio prendere l'energia che c'è nella preghiera a te. E io voglio rendere grazie. Voglio rendere grazie non per tutto quello che mi accade, ma in ogni cosa. Perché so che il mio destino non è questo, ma è di stare assieme a te nel cielo. E Signore, non spegnerò più lo Spirito Santo. Voglio mantenerlo acceso, voglio che Lui brilli e bruci dentro di me. Non toglierò allo Spirito l'ossigeno, lo farò parlare dentro di me e lo farò partecipe di quello che vivo e gli obbedirò. E Signore, non voglio disprezzare le profezie. Io voglio ascoltare quello che tu dici per la mia vita, attraverso le persone che predicano, attraverso i miei fratelli e le sorelle in Cristo, attraverso la mia lettura della Bibbia, dove tu mi ispirerai quello che vuoi per la mia vita. E ti prometto che esaminerò ogni cosa nella mia vita e riterrò soltanto il bene e denuncerò quelle che sono le cose cattive. Mi asterrò dal male, ma non soltanto lo denunzierò davanti a tutti. Che è una cosa cattiva. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.